Non sono un docente, non nel senso stretto del termine perlomeno. Non spiego una materia specifica a bambini o ragazzi, non ho una cattedra e soprattutto non ho un posto fisso statale. Eppure il tema della scuola mi interessa moltissimo, perché per lavoro mi occupo comunque di apprendimento, anche se da una prospettiva un po' diversa, vale a dire quella della formazione professionale. Sono quindi il classico docente odiato da tutti gli altri docenti e ritenuto anche un pochettino inutile, che a scuola o nelle aziende si occupa di competenze pratiche, di abilità relazionali e comunicative e tutta un'altra serie di cose fumose che ci porterebbero nei meravigliosi mondi degli anglicismi aziendali. E so che li odiate, quindi per questa volta ve li risparmio, ma sicuramente ci torneremo sopra. La scuola, quindi, mi interessa eccome. E il fatto che il mio modo di favorire gli apprendimenti non sia legato necessariamente a una conoscenza teorica, ma sia qualcosa di pratico, di esperienziale, mi ha sempre portato a interessarmi più ai metodi che ai contenuti, più ai contesti e alle modalità attraverso cui si impara e si insegna, che al cosa vero e proprio. E so di essere in buona compagnia. Tutti quanti, quando siamo stati studenti, ci siamo chiesti a cosa servisse quello che ascoltavamo. Molti di noi non ricordano date e formule, ma fanno ragionamenti o esprimono concetti esattamente nel modo in cui conducevano un esperimento o scrivevano un tema. Infine, sfido chiunque a domandarsi se ricordi meglio Foscolo e il ciclo di Krebs o i bagordi delle gite, le gaffe dei professori e le cotte fra i banchi. Insomma, al di là della geografia, della matematica e dell'educazione tecnica, evidentemente nella scuola c'è dell'altro. Qualcosa che va oltre gli apprendimenti più contenutistici e investe una dimensione umana, ambientale, relazionale. Vediamo un po' se la storia di questa parola, scuola, appunto, può aiutarci a fare chiarezza. Paladino di Francia, quando il sole si alza, tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione. Scuola, dunque, una parola che abbiamo pronunciato più volte al giorno per buona parte della nostra fanciullezza e che poi abbiamo continuato a sentire da parenti, figli, telegiornali, post. Per alcuni di noi è anche il luogo di lavoro, dunque immagino che anche solo a sentirla pronunciare possa causare un brivido lungo la schiena ad alcuni di voi. Ma da dove arriva questo termine? Partiamo, per una volta, dalla fine. Per noi oggi la scuola è innanzitutto un'istituzione, quindi un ente, un organo con una finalità ben precisa, che è l'istruzione delle persone. Quest'istruzione ha una sua organizzazione strutturata e nell'ordinamento italiano è legato in maniera più o meno diretta allo Stato. Certo, esistono anche le scuole private, ma devono comunque rispettare determinati canoni per poter erogare titoli riconosciuti pubblicamente. E questa prima accezione di scuola, forse, è una di quelle che spaventa di più. Spaventa per il suo alto livello di burocratizzazione. Spaventa perché, nella misura in cui è pubblica, gratuita e obbligatoria, prevede delle spese, che vabbè, in Italia ammontano circa l'8% della spesa pubblica contro la media del 10% europea, ma lasciamo stare. Spaventa perché, in una certa misura, come tutto quello che ha a che fare con il concetto di Stato, può tendere a uniformarsi, a non considerare i localismi e le individualità, a omologarsi. Spaventa perché nel suo gigantismo non sempre è in grado di adeguarsi a un mondo che cambia molto velocemente. Però la scuola pubblica non è l'unica cosa che chiamiamo scuola. Oltre a esserci le già citate scuole private che più o meno sovrappongono la loro attività a quella dello Stato, ci sono scuole dove si insegnano cose molto diverse. Le scuole di danza, di canto, di recitazione, di sci. Insomma, tutto quello che si può insegnare in modo organizzato e in un'apposita struttura è una scuola. E a proposito di strutture, anche il luogo fisico, l'edificio dove si tengono le lezioni è scuola. Ma non è tutto. Se ci andiamo a spulciare un po' la storia culturale, troviamo anche un altro significato. Vi dicono niente scuola poetica siciliana, scuola fiamminga, scuola impressionista, scuola freudiana, scuola crociana? Ecco, le scuole, in questo senso, sono un insieme di pensatori accomunati da un preciso indirizzo, o artisti che si muovono insieme seguendo un determinato stile.
In questo caso non ci sono né istituzioni né edifici, ma evidentemente si identificano questi fenomeni culturali come dei veri e propri gruppi, in cui, da maestri a discepoli oppure fra colleghi, ci si passano conoscenze e si condividono i frutti e gli orientamenti della propria ricerca. E ovviamente, elefante nella stanza, la scuola è anche l'attività stessa dell'insegnamento strutturato. Che scuola hai fatto, prima o dopo la scuola, giorni di scuola, fare scuola, sono tutte espressioni che ci fanno capire quanto questo termine indichi proprio un'azione da compiere, oltre che un luogo o un ente. E sapete che c'è? È proprio quest'ultima sfumatura quella più antica, quella che gli europei ereditano da greci e latini, perché la scuola non è sempre stata quella che immaginiamo oggi. Intanto il suo carattere di istituzione pubblica risale praticamente all'altro ieri, diciamo alla Rivoluzione francese. Anche prima ci sono stati esperimenti di scuola dell'obbligo gratuita, seppur limitatissimi, ma erano sempre nella forma di atto magnanimo da parte del regnante di turno, più che come percorso di formazione pensato dallo Stato e per lo Stato. E comunque, anche dopo Robespierre e soci, per vedere una scuola che assomiglia anche solo lontanamente alle nostre, si dovranno aspettare i decenni a cavallo fra 800 e 900, a seconda dei singoli stati europei. Perché sì, qui, come sempre, ci stiamo limitando a cosa succede dalle nostre parti, ma il mondo è enorme e non dobbiamo mai cascare nell'errore di considerare cose come la scuola dei concetti eterni, naturali e connaturati all'essere umano, mi raccomando. Niente istituzione pubblica alle origini dell'idea di scuola. Ma nemmeno il concetto di scuola come struttura fisica è così antico. Nel Medioevo la scuola non era per forza un locale a sé stante, ma era un'attività che si svolgeva in monastero, nelle chiese, nelle case dei nobili, in stanze affittate da studenti e professori. E se andiamo ancora indietro, la cosa è ancora più particolare. Nell'antica Roma, i maestri che oggi chiameremmo elementari insegnavano ai bordi delle strade. Così come era frequente che nelle polis greche si studiasse nell'agorà, o dove capitava. Ma non c'è dubbio, pur senza programmi obbligati, stati o aule coi banchi, c'era una cosa chiamata scuola, o meglio, alla latina, scola, che era l'attività di insegnare e di imparare cose. E il termine latino scola non è altro che un prestito dal greco, per la precisione della parola scolè. Ora, cosa significa originariamente scolè? Forse qualcosa che non vi aspettate. Significa tempo libero. O meglio, quella parte di tempo che occupiamo per attività oziose, pigre, riposanti e soprattutto lente. Anzi, per i greci la scolè era soprattutto la lentezza, quel tempo per fare le cose con calma e senza stress, quelle cose che rigenerano e lontane dalle preoccupazioni quotidiane. L'esatto contrario di quello che provano studenti e insegnanti ogni giorno, peraltro. Ecco, se dovessimo trovare un corrispettivo latino a scolè, sarebbe senz'altro ozium, l'ozio. Per gli antichi romani, ozium era il contrario di negozium. Il primo è il tempo libero da impegni lavorativi e affari, il momento del relax e delle cose che ci piacciono, mentre il secondo è il tempo degli obblighi, delle cose da fare, dello stress e delle incombenze. Peraltro gli antichi avevano un rapporto col tempo molto diverso rispetto al nostro, non fosse altro perché non potevano contarlo esattamente come facciamo noi, senza orologio, e doveva adeguarsi a un sacco di cose fuori dal nostro controllo, come i cicli naturali, quelli agricoli e così via. Pensate che i greci avevano ben tre parole diverse per indicare il tempo. Numero 1, Chronos, che indica in generale la dimensione quantitativa del tempo, quello che scorre indipendentemente da noi, implacabile e sempre diretto in avanti. 2, Kairos, che invece, qualitativamente, indica il momento giusto, quello propizio, quello che evochiamo quando diciamo è tempo di partire, oppure appunto il tempo è propizio. 3. Aion, che è il tempo concepito nella sua dimensione eterna e complessiva, un po' come quando diciamo spazio e tempo. Ecco, non stupisce quindi che si distinguessero anche le attività inserite in questo tempo a seconda del rapporto che avevano con esso.
Scolè, quindi, tornando a noi, è quel tempo impiegato per dedicarsi a se stessi. E qual è il modo migliore per rilassarsi, connettersi col proprio io interiore, instaurare un rapporto più equilibrato col mondo circostante, lontano dal logorio della vita moderna? Bere un cinar, ovviamente, ma anche dedicarsi allo studio. Leggere, sperimentare, osservare la natura, raccontarsi storie, giocare in gruppo, utilizzare le proprie forze liberamente al fine di stare bene, piacevolmente, senza pensare troppo alle incombenze. E così, pian piano, la scolè diventa il tempo dell'apprendimento e successivamente anche il luogo dell'apprendimento e l'istituzione che struttura questo apprendimento. E pian piano, in questo viaggio, si perdono forse le caratteristiche principali della scolè, vale a dire la libertà e la piacevolezza. Si studiano una serie di cose ritenute belle, utili e prestigiose da qualcun altro, materie predeterminate e non sempre divertenti. Si inseriscono metodi di verifica di questi apprendimenti, che non sono quasi mai piacevoli. Si utilizza questo tempo come discrimine per selezionare socialmente le persone. Si rimane ancorati a un canone e a metodi fissi. Ora, non voglio sempre fare il libertario di turno, non prendete questo mio racconto come una presa di posizione a favore di un sistema o di un altro. Non sono un pedagogista e men che meno ho idea di cosa serva alla società in cui viviamo in termini di conoscenze e competenze dei suoi individui. Però una cosa l'ho vista nella mia carriera di formatore. Ho osservato momenti di vera scolè, in cui le persone, ragazzi o adulti che siano, tiravano fuori un'energia inaspettata e rigenerante, anche in attività noiose come contare le sillabe di un verso o imparare meglio a gestire il proprio tempo lavorativo. Credo che il vero scopo di chi si occupa di apprendimento sia proprio questo: creare spazi di tempo libero e rigenerante, divertente e appagante, grazie al potere delle relazioni di gruppo, al fascino del racconto, alla voglia concreta di ascoltare e di cogliere l'attimo, anzi il kairos. Il latino, la matematica, la leadership, la programmazione informatica verranno da sé. Non sono quelli la scuola, sono solo contenuti, ma è quello che ci mettiamo intorno che li rende degni di essere vissuti con piacere e divertimento. So che è difficile e lo è in proporzione alla forza dell'istituzione che ci sovrasta e che orienta le nostre scelte. Credo che qualcosina di piccolo ognuno di noi possa farlo, per uscire un po' dalle proprie rassicuranti consuetudini e provare a regalare reali spazi di crescita, sia per le persone che abbiamo al di là della cattedra, sia per noi stessi. Beh, ammetto che mentre scrivevo questa puntata non avevo in mente di fare un comizio, ma mi è uscita così. E non me ne pento però. Anzi, è bello ogni tanto portare un pezzo del mio lavoro qui dentro. Anche perché l'ambizione di questo podcast è proprio quella di essere un po' una scolè, di proporre spazi di intrattenimento che possano anche essere, in piccola parte, utili. Vi ricordo che mi trovate su Instagram come Enrico M. Di Palma e che da un po' di tempo a questa parte avete anche la possibilità di sostenermi economicamente tramite la mia pagina Ko-fi. Anche lì mi trovate come Enrico M. Di Palma, basta googolare. Potete fare una piccola donazione una tantum o abbonarvi mensilmente, ricevendo l'accesso al gruppo esclusivo Telegram, la newsletter settimanale Ciclo Stile e una marea di contenuti aggiuntivi di approfondimento. Vi aspetto lì, ma soprattutto qui, venerdì prossimo, con una nuova puntata. Paladino di Francia. Racconta la storia del coraggio di un coniglio e non scappa ma affronta il suo incubo peggiore.